Come è stato tornare in viaggio con Peter Jackson? Wonderful. You know, è stato meraglioso, mi sento molto fortunato ad essere tornato a recitare il personaggio di Legolas. È un gran personaggio. Recitare nell'Hobbit, che è ambientato 60 anni prima del Signore degli Anelli, mi ha dato l'opportunità di indagare il passato di Legolas. Nel libro, ovviamente, si racconta che è un elfo e lo troviamo nella compagnia in viaggio, ma non volevamo essere, come dire, costretti dalla letteratura. Ci siamo permessi di divertirci creando un background a Legolas e mi ha divertito molto. È vero che sei rientrato nel costume di 10 anni fa? Sì, ci sono riuscito. Il Legolas che vediamo in The Hobbit è diverso da quello che conosciamo? Direi che lo spieghiamo di più, lo vediamo nel suo ambiente, lo vediamo alle prese con suo padre. Sì, direi che ci aiuta a capirlo meglio. E hai dovuto tornare ad allenarti? Sì, direi che è stata la fatica maggiore, la parte fisica. Legolas ha un'agilità, una grazia nel modo in cui si muove. Sembra facile, ma in realtà è molto faticoso da rendere. C'è spazio per il lavoro d'attore anche in una produzione di queste dimensioni, con così tanti effetti speciali? Certamente, ci sono un sacco di cose che ti accadono intorno, ma ci sono ancora i momenti in cui parli con gli attori, interagisci con loro, i momenti in cui ti muovi. Anche lavorando con il green screen che crea gli ambienti a posteriori? Direi che la cosa buffa del green screen è che segui il copione e compi alcune azioni, ma ti rendi conto solo guardando il film di che cosa hai fatto. Per esempio, nella sequenza in cui i nani fuggono nascosti nei barili, molto divertente, in cui Legolas deve saltellare da un barile a un altro, volare lanciando frecce, e tu stai lì e ti agiti. Sembra facile, ma è una vera sfida. Qualche souvenir dal set? Ricordi.